Dunque, vigilia di Natale, siamo allo stadio Allende di Spinea con il presidente Scopece che ovviamente gioisce di questa vittoria che consente allo Spinea in questa giornata di recupero di agguantare la vetta del girone C di promozione. Presidente, un Natale felice. Un Natale felice sicuramente per tutto il calcio Spinea, soprattutto per la nostra squadra che ci ha creduto fino in ultima, almeno per questa prima parte di campionato, di stagione. Siamo arrivati a Natale con un bel regalo per noi, per la società, per tutti quanti, soprattutto per i ragazzi e l'allenatore. Quindi è un bel traguardo, parziale, ma un bel traguardo. Dunque, il Pippo Calcio segue lo Spinea, ha visto anche in Coppa, nelle due gare che abbiamo osservato, anche oltre al risultato, anche, soprattutto in evidenza gli avanti Baldan e Nassivera. Sì, sicuramente Baldan e Nassivera sono due dei ragazzi su cui punta la squadra, ma senza nulla togliere a tutti gli altri, ai nuovi inserimenti. Ricordiamo anche l'ultimo inserimento dalla Via, ma devo dire che quest'anno abbiamo un bel gruppo, una bella squadra. Giocano tutti bene, Chinellato e tutti gli altri ragazzi che adesso no, no, non voglio. Non voglio dimenticare assolutamente, insomma. Abbiamo visto che è una squadra che concede poco all'avversario e riparte, quando riparte, diciamo, fa male, sia col Mestrino sia questa partita di recupero, non spreca nulla, anzi, è sempre ficcante e pungente. Sì, ce la giochiamo fino all'ultimo minuto. Devo dire che i ragazzi ce l'hanno sempre messa tutta. Cioè, abbiamo sempre detto anche in spogliatoio ai ragazzi di non mollare mai, e vedo che i risultati sono arrivati. Quindi, un grazie veramente a tutta la squadra. Due giocatori che ci impressionano, uno in particolar modo Zunio in difesa e una sicurezza. Oggi si è concesso anche il lusso di uscire pulito un paio di volte con la palla al piede, è un giocatore da categoria superiore. Come ben ha detto, Zunia è una sicurezza per tutta la squadra, è un grande regista, soprattutto per i giovani ragazzi che si sono avvicinati a questa categoria. Quindi un grazie veramente al capitano. Quindi voi credete, diciamo, fermamente in questa promozione perché siete anche in corsa in Coppa? Sì, noi come abbiamo detto all'inizio di stagione, e soprattutto io personalmente, ma vedo che ci stanno seguendo, crediamo ancora a tutti e due i titoli, sia campionato che coppa. Dopo il campo sarà arbitro della stagione e di tutto quanto, insomma. Sì, anche perché noi consideriamo che non è che ci sia una squadra mazzacampionato. Dopo un periodo così e così, avete inanellato una serie di vittorie consecutive circa un mese e mezzo fa e siete candidati ad essere protagonisti. Noi vediamo questo, cosa ne pensa? Sì, siamo candidati a essere protagonisti, ma non ci dimentichiamo che questo campionato ci sono molte società, molte squadre che ci daranno del filo da torcere. Il campionato è molto equilibrato, quindi non bisogna mollare fino a fine stagione. Quindi però diciamo che questo bel regalo sotto l'albero è ben accetto, insomma, perché dimostra che a Spinea si fanno le cose seriamente. Sicuramente è la vigilia di Natale, questo è un bel regalo per tutti noi, per tutte le famiglie, per il calcio Spinea, soprattutto per la città di Spinea. È da tempo che non si vedeva questo gioco qua a Spinea. No, io come rappresentante della società sono contento di questo progetto sta andando avanti. C'è ancora molto da lavorare però. Allora, sì, immaginiamo, lei è un imprenditore, quindi sa benissimo come organizzare le cose. Noi ci auguriamo di trovarci qua a maggio per poter gioire come abbiamo fatto qua a Natale, magari con il primo posto in campionato e anche il passaggio in Coppa, la vittoria della Coppa. Un grosso augurio e un bocca al lupo, Presidente. Grazie, grazie a voi a tutti quanti, un augurio a tutte le famiglie di buon Natale, un sereno anno nuovo che sia di auspicio a tutti quanti. Buon Grazie, Natale. grazie mille.